Riteniamo che sia il momento di cambiare rotta, non perché questa amministrazione abbia fatto male, assolutamente, però il momento storico che stiamo vivendo, soprattutto nell'ambito dell'economia, ci richiede uno sforzo massimo da parte di tutti. Quindi è indispensabile che tutti si mettano in gioco per realizzare questo risultato di cambiamento e di sviluppo soprattutto, perché non possiamo continuare, come dire, in questo torpore senza dinamismo, soprattutto un senso di impotenza. Questo non va bene, bisogna svegliarsi, bisogna dare il massimo sforzo e contributo per risolvere i problemi e dare una visione diversa alla nostra città. Pieno sostegno quindi ad Antonio De Caro? Assolutamente sì, riteniamo che Antonio sia la persona più qualificata, sia la persona con il miglior background, ha avuto un'esperienza amministrativa già nella passata amministrazione portando dei buoni risultati per la città di Bari sulla mobilità sostenibile. Sicuramente ha avuto delle esperienze anche di caratura regionale come capogruppo, quindi ha coordinato un gruppo regionale del PD, quindi sicuramente ha un'esperienza accumulata importante e nello stesso tempo ha una visione della nostra città. Quindi noi riteniamo che con l'entusiasmo, con anche il fatto anagrafico, perché ha 43 anni, può realmente, come dire, dare uno slancio al cambiamento.